Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Sorelle e fratelli carissimi, in questa domenica celebriamo la festa del corpo e sangue di Gesù, quella che tradizionalmente tutti chiamiamo Corpus Domini. E Lanciano ha un grande tesoro, anzi due grandi tesori, perché, come disse autorevolmente San Giovanni Paolo II il 4 ottobre del 2004, nella nostra città sono custoditi ben due miracoli eucaristici. Altre buone novelle l'abbiamo registrate nel miracolo eucaristico più famoso, il primo che la storia ricordi, nell'VIII secolo, l'unico con la presenza del corpo e sangue di Gesù contemporaneamente. Ma poi c'è anche un secondo miracolo, famoso come il miracolo della Ricciarella, che è avvenuto proprio qui, dove oggi ci troviamo, nel 1273. Questa donna, la Ricciarella, era sposata con un uomo, Giacomo Stasio, però questo uomo era un po' violento, un po' rozzo, la trattava male, le faceva subire ogni sorta di violenze, per cui ella si rivolge a una fattucchiera per poter riconquistare l'amore del marito, e questa fattucchiera le dice di accostarsi all'Eucarestia e di portargliela in modo tale che lei avrebbe potuto preparare un filtro d'amore. Quando la Ricciarella compie questo orribile sacrilegio e porta la particola consacrata alla fattucchiera, ella le indica quello che doveva fare. Dice alla Ricciarella di cuocere su una teglia, su un coppo arroventato, questa ostia consacrata fino a farla diventare polvere, e poi di mischiare o in una bevanda o in un cibo questa polvere e farla mangiare o bere al marito. La Ricciarella torna a casa, mette questa particola su un coppo dove aveva posto un po' di carboni accesi, ma con sua grande sorpresa, immediatamente, una piccolissima parte di questa ostia resta ostia, mentre tutto il resto si trasforma in carne e comincia a perdere sangue. Lei non riesce a fermare il sangue che usciva, per cui toglie i carboni, mette tutto all'interno di una tovaglia e va a nasconderlo sotto il letame nella sua stalla prima che il marito ritorni. Quando la sera il marito ritorna, le sue bestie non volevano entrare dentro la stalla, tanto che lui ipotizza che sia stato fatto un maleficio, un sortilegio contro di lui, e quindi picchia ancora più violentemente la moglie, la tratta ancora peggio,
Ma la cosa particolare è che, come avevano profetizzato i profeti, in modo particolare il profeta Isaia, gli animali, rientrando nella stalla, si quasi inginocchiavano in direzione del luogo dove la ricciarella aveva nascosto il corpo e il sangue di Gesù. Questa donna per ben 7 anni tenne nascosto nel suo cuore questo terribile segreto, finché il rimorso fu così grande che dovette andare a confessarsi, e lo fece al provinciale degli agostiniani di allora, quelli che gestivano la chiesa di Sant'Agostino, che è attigua a questo luogo, padre Giacomo. Gli rivela pian piano questo terribile segreto dicendogli: io ho ucciso Dio, io ho ucciso Dio. Il frate si fa consegnare queste reliquie, ma quando le vanno a prendere nella stalla, con loro grande sorpresa notano che la tovaglia era perfettamente pulita e l'ostia, diventata carne, era come se ci fosse stata messa in quel preciso momento. Egli porta tutto nella città di Offida, nelle Marche, di cui era originario, e attraverso un orafo di Venezia fa costruire un reliquiario a forma di croce. Addirittura, andando a Venezia, ci racconta la storia che questo orafo, quando toccò la reliquia, cominciò ad avere una terribile febbre. Non riusciva a fermare il tremore, tanto che questo frate gli disse: ma non è che sei in peccato mortale? Quell'orafo confessò di sì, lui lo confessò, lo assolse e poté cominciare a realizzare questa teca nella quale ancora oggi è custodito il miracolo eucaristico, avvenuto a Lanciano, ma famoso in tutto il mondo come miracolo di Offida. Nel 2003 il vescovo Monsignor Ghidelli ottenne dal vescovo di Ascoli Piceno la restituzione di 2 piccole reliquie, un pezzo della tovaglia e un pezzo del corpo, che potete vedere nel reliquiario alle mie spalle. E da allora esse sono qui, in questa piccolissima chiesa chiamata Santa Croce, dove le persone possono passare per esprimere la loro devozione alla presenza di Gesù nell'Eucarestia e le loro preghiere al Signore, che ha dato se stesso come cibo per noi, come bevanda per noi. Abbiamo letto un brano del capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni, e lo abbiamo letto proprio ai piedi di una statua che raffigura questo evangelista, il quale, come penso ormai tutti sappiate, dedica ben 5 capitoli al racconto dell'ultima cena. Ma leggendo questo racconto noi rimaniamo sorpresi, in quanto in esso non è contenuta l'istituzione dell'Eucarestia. Potremmo domandarci come mai, e la risposta è abbastanza semplice. Giovanni non ha ritenuto di dover ripetere ancora una volta il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia, perché esso era stato già fatto nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco, nel Vangelo di Luca e anche da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Quindi lui focalizza la sua attenzione all'Eucarestia in altri momenti, in altre direzioni, sottolinea altri aspetti ugualmente fondamentali per noi. Il primo, il più semplice, il più evidente, è proprio quello che apre il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e prese un asciugatoio, prese un catino, prese dell'acqua, si tolse il mantello e lavò i piedi dei suoi discepoli. Giovanni, riportando questo gesto di Gesù, vuole dirci che l'Eucarestia potrebbe diventare un rito vuoto ed esteriore se noi non lo facciamo diventare
concretezza di vita se noi non lo facciamo diventare servizio nei confronti dei fratelli e delle sorelle, se noi non utilizziamo la forza di questo sacramento, fonte culmine della vita di ogni credente, mettendoci al servizio del prossimo. L'altro aspetto Giovanni lo valorizza nel capitolo sesto del suo Vangelo, da cui abbiamo tratto il brano che vi ho proclamato poc'anzi. In questo capitolo Giovanni racconta la cosiddetta moltiplicazione dei pani. La tantissima gente che seguiva Gesù, 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, a un certo punto ha fame. Gesù chiede ai suoi discepoli di dare loro stessi da mangiare. Filippo molto concretamente dice: 200 denari di pane non basterebbero a darne nemmeno un pezzettino ciascuno. Noi non abbiamo soluzioni. E Gesù dice: avete qualcosa con voi? Abbiamo 5 pani e 2 pesci. Portateli qui, dice Gesù. E partendo da quei 5 pani e da quei 2 pesci, non moltiplica il pane, ma lo condivide. Il vero titolo di questo miracolo più opportunamente dovrebbe essere la condivisione dei pani. Gesù vuole dirci: non dobbiamo affidarci ai miracoli che Dio può fare per noi. Dobbiamo prenderci la responsabilità di entrare nella logica del dono, nella logica della condivisione, appunto, e mettendo insieme quello che ciascuno di noi ha, ci sarebbe cibo per tutti, per sempre, e ne avanzerebbe anche, come in quel miracolo ne avanzarono 12 ceste piene. Ecco allora il servizio da una parte, la condivisione dall'altra. Del pane, umanamente parlando, non possiamo farne a meno. Esso è essenziale per la nostra vita. Se stiamo troppo tempo senza mangiare, il nostro stomaco protesta, ci si annebbia la vista, non siamo più concentrati sulle cose, rischiamo di cadere, di avere un mancamento. E il pane è così fondamentale che noi, quando vogliamo dire di qualcuno che non ha proprio niente, diciamo: non c'ha nemmeno un pezzo di pane. E allora Gesù ci dice: come il pane materiale è fondamentale, essenziale per la vita materiale, allo stesso modo c'è bisogno di un pane spirituale, c'è bisogno di un pane vivo che scende dal cielo, perché anche la fame del nostro cuore, la fame della nostra anima possa essere saziata e noi possiamo trovare la pienezza della nostra vita, la santità della nostra vita, la gioia della nostra vita. È così importante il nutrirci di questo pane che in questo capitolo, ben 11 volte, l'Evangelista Giovanni utilizza il verbo mangiare e 4 volte addirittura il verbo masticare. Non basta semplicemente mangiare, occorre masticare quel pane, ridurlo quasi in polvere, assimilarlo completamente a noi. Mangiare il pane vivo disceso dal cielo è permettere a Gesù di essere una cosa sola con noi. Questo era scandaloso per chi ascoltava le parole di Gesù in quel tempo, ma potrebbe esserlo anche per noi oggi. Chi ascoltava le parole di Gesù si scandalizzò a tal punto che disse: come può costui darci la sua carne da mangiare? Ma Gesù non voleva fare antropofagia, non voleva fare cannibalismo, voleva semplicemente dire che senza di Lui non possiamo fare niente, che senza il cibo che è Lui, senza il pane vivo che è Lui, noi non viviamo, proprio come non viviamo se ci manca il pane materiale. Il pane è il carburante, è la benzina della nostra vita. L'Eucarestia è il carburante, la benzina della nostra vita di cristiani.
Con esso succede il contrario di quello che accade umanamente. Se noi mangiamo un cibo, il cibo diventa noi. Se noi mangiamo l'Eucarestia, il corpo di Gesù, e beviamo il suo sangue, noi diventiamo Dio. Noi mangiamo l'Eucarestia, ma è Dio che ci assimila a sé. Era Sant'Agostino che ci diceva questa cosa importantissima. Allora, in questo giorno in cui in tutta la Chiesa Cattolica celebriamo il corpo e il sangue di Gesù, impariamo non solo a fare questo, le varie celebrazioni in memoria di Gesù, ma a metterci al servizio, a lavare i piedi e ad assumere nella nostra vita la logica della condivisione. In questo modo la nostra vita sarà piena e avremo la vita eterna, la vita dell'Eterno, fin da questa stessa vita, anche oggi che stiamo vivendo in questo mondo, perché è da qui che noi vogliamo la vita. E questo lo sperimentiamo, e mi avvio a concludere, quando affrontiamo una grave malattia. Lo abbiamo sperimentato nel periodo del Covid, che ci stiamo appena lasciando alle spalle. Se rimaniamo illesi dopo un grave incidente, la vita noi la vogliamo oggi. Gesù ci dice: fin da ora potrai avere la vita dell'Eterno se condividi con i fratelli la tua stessa vita, se fai della tua vita un servizio agli altri. Così davvero l'Eucarestia sarà la fonte e il culmine della tua, della vostra esistenza. Auguri a tutti, perché acquisendo questa logica del dono e questa logica del servizio, davvero l'Eucarestia possa essere il lievito di una nuova umanità, di una nuova Chiesa.